Torna Dottor Wisp, torna la trasmissione che vuole dare informazione, torna un regalo che la Wisp Abruzzo e Molise vuole fare a tutti i telespettatori e dobbiamo ringraziare sempre l'azienda ItPro, un'azienda tutta nostra, tutta abruzzese, che produce prodotti alimentari, proteici, adatti, adeguati, che vi consigliamo sempre per ogni tipologia di alimentazione. Oggi l'alimentazione è al centro di quest'altra puntata perché abbiamo in studio un dottor Wisp di giornata importante come il dottor Fabrizio Febo, medico chirurgo, specialista in endocrinologia e malattie del metabolismo. Ti ringrazio subito per aver risposto al nostro invito, per essere con noi. Oggi parleremo di diabete mellito, ci andremo a focalizzare sul diabete di tipo 2 e cercheremo di dare buone notizie ma anche di dare nozioni importanti. Intanto, dottore, andiamo un attimo a capire, se qualcuno non l'avesse ben chiara come me, che cos'è effettivamente il diabete mellito. Il diabete mellito è una patologia cronica caratterizzata da iperglicemia, cioè dalla glicemia alta. È caratterizzato da un pancreas, che è la ghiandola che produce l'insulina, che è l'ormone che fa abbassare la glicemia, è un pancreas che funziona poco e specialmente, nello specifico nel diabete di tipo 2, abbiamo anche un malfunzionamento di questo ormone perché i tessuti, gli organi nostri, hanno una resistenza all'insulina, dovuta al fatto che c'è spesso un sovrappeso, un'obesità e quindi si instaura un'insulino resistenza. Dottore, sono in tanti che mi chiedono, ed è anche un po' un luogo comune, se il diabete mellito dipenda quasi esclusivamente, o se non sfatiamo un luogo comune, dall'assunzione di zuccheri semplici o composti. Il diabete mellito viene spesso chiamato diabete alimentare. In realtà l'alimentazione gioca un ruolo fondamentale, ma come vedremo, non è soltanto l'alimentazione, ma anche un pancreas che purtroppo non geneticamente è predisposto a un'iperglicemia. In questa società nella quale abbiamo una vita sedentaria, un'alimentazione ipercalorica, pancreas predisposti a diabete possono appunto slatentizzarsi e far aumentare la glicemia, che poi porta a diversi danni. Questa sul diabete sarà una delle puntate più interessanti perché sono veramente tante le persone che mi chiedono, anche da vari settori, non solo il settore dello sport ma anche il settore di non sportivi, e io sono curioso di sapere che casistica c'è in Italia, perché quanti casi sulla nostra popolazione c'è di diabetici? Il diabete di tipo 2 sta aumentando di percentuale perché aumenta l'aspettativa di vita, aumentano le cure, quindi si vive per più tempo e purtroppo aumenta anche il sovrappeso e l'obesità. Arriviamo in Italia all'incirca dal 5-6% della popolazione adulta. Addirittura, in Abruzzo abbiamo una dieta mediterranea, facciamo forza sui nostri prodotti tipici. E per quanto riguarda la popolazione abruzzese di diabetici? Noi purtroppo, come tutto il sud Italia, siamo messi non meglio, anzi purtroppo raggiungiamo quasi il 7% della popolazione. Insomma, quindi ne sono fortunatamente tanti, però possiamo dare anche qualche buona notizia perché, come vedremo nel corso della puntata, in ogni caso la qualità di vita oggi comunque attesa è buona, è ottima. Assolutamente, abbiamo nuovi farmaci che consentono di tenere la glicemia a livelli normali o lievemente aumentati in sicurezza, quindi senza effetti collaterali. Alcuni farmaci addirittura proteggono il cuore da eventi problematici, da eventi cardiovascolari, infarti, eccetera. Dottore, il diabete di tipo 2 da che cosa si differenzia poi sostanzialmente dal diabete di tipo 1? Il diabete di tipo 2 è una patologia in cui un pancreas non produce insulina a sufficienza e questa insulina risponde male perché appunto c'è un'insulino resistenza, c'è una resistenza a questo ormone, soprattutto da parte del fegato, del tessuto adiposo e del muscolo. Nel diabete di tipo 1 invece abbiamo ad esempio una distruzione completa del pancreas, in cui quindi l'insulina non viene prodotta, e nel diabete, altre forme di diabete come ad esempio il diabete gestazionale, è una caratteristica tipica della gravidanza, nel quale, soprattutto nell'ultima metà, dell'ultima parte della gravidanza, nel quale la glicemia diventa alta, che però poi torna nella normalità dopo il parto. Quali possono essere quegli organi che magari malfunzionando o iniziando a malfunzionare possono dare origine appunto al diabete mellito?
Prima di tutto il pancreas, le beta cellule del pancreas che sono quelle che producono insulina che non ne riescono a produrre a sufficienza. Poi ci sono anche le cellule contrapposte del pancreas che sono quelle che producono glucagone, che è un ormone che fa aumentare la glicemia, che funzionano in eccesso in chi ha il diabete. Un fegato che invece serve a produrre glucosio quando noi digiuniamo, e anche qui il fegato non riesce a bloccare, a regolarsi sulla produzione di glucosio. Il tessuto adiposo che manda dei segnali infiammatori e non riesce ad assorbire il glucosio e gli acidi grassi. Abbiamo un muscolo che spesso nel sedentario non riesce a captare glucosio a sufficienza. Un rene che quando abbiamo iperglicemia cerca in tutti i modi di riassorbire lo zucchero. Qui vediamo addirittura il cervello, esatto, che può concorrere, esatto, all'iperglicemia. Perché ci sono dei meccanismi che il cervello regola sull'alimentazione che vengono stimolati, e si ha anche una resistenza dell'insulina a livello del cervello. Nonché degli ormoni intestinali che sono la base della terapia farmacologica, e sono le incretine, che nella persona con diabete purtroppo funzionano di meno. Il problema, caro dottore, è che nonostante può venire da varie tipologie di malfunzionamento, poi in realtà il diabete di tipo 2 può essere addirittura sintomatico. Esattamente, purtroppo il pancreas fa di tutto per far abbassare la glicemia, quindi spesso ci accorgiamo di avere il diabete, cioè la glicemia alta, per motivi, per esami di routine o per sbaglio. La diagnosi di diabete si fa di solito dopo 5-10 anni dall'insorgenza di un'iperglicemia. Quindi è fondamentale fare delle campagne di screening in chi è a rischio. Ecco, e a questo punto mi verrebbe da chiedere chi è a rischio, cioè se dobbiamo prestare attenzione dopo una certa età o un determinato sesso, chi deve stare attento e iniziare così proprio immediatamente a fare degli accertamenti? Lo screening del diabete va fatto nei soggetti che hanno fattori di rischio, come ad esempio una familiarità per diabete, cioè madre, padre, fratelli con diabete, quindi è fondamentale in queste persone. In chi fa una vita sedentaria, ha un aumento della circonferenza vita, un sovrappeso, un'obesità, chi ha ipertensione, chi ha colesterolo alto, e soprattutto dai 40 ai 45 anni è fondamentale iniziare a fare dei controlli. Faccio una domanda banale, dottore, ma se la faccio è perché in tanti me la chiedono: la fame c'entra qualcosa con il diabete? Allora, lo stimolo proprio della fame? No, nel senso che chi mangia in eccesso ha un rischio aumentato di avere la glicemia alta e di avere diabete. Perfetto, schietto, preciso, non ha grossi coinvolgimenti. Abbiamo detto che bisogna fare screening, abbiamo detto a chi bisogna fare screening, ma andiamo un attimo ad analizzare i dati di questi screening. Quando il diabete, quindi il dato che viene fuori, è normale, quando dobbiamo cominciare a preoccuparci, quando assolutamente dobbiamo prendere provvedimenti? La glicemia normale è una glicemia che fino a 100, a digiuno è una glicemia normale. Da 100 a 125 abbiamo un'alterata glicemia a digiuno, da 126 in su a digiuno facciamo già diagnosi di diabete. Alcuni laboratori mantengono ancora il limite vecchio di 110, però già una glicemia sopra 100 è una glicemia suggestiva che qualcosa non sta andando per il verso giusto. Da 100 a 125 è un valore molto diffuso, nel senso che molte persone andando a fare le analisi potrebbero avere sopra 100, oppure è raro e quindi già ci deve fare un attimo preoccupare? La normalità è sotto 100, quindi già avere una glicemia aumentata sopra 100 ci deve far capire che noi abbiamo una predisposizione ad avere il diabete. Non è detto che questo diabete ci verrà, però abbiamo già un piede verso una glicemia alta. Dottore, ma quando diciamo sotto 100 c'è un limite o una glicemia a zero potrebbe ancora essere normale? No, assolutamente la glicemia normale la classifichiamo tra 72 e 99. Sotto 72 solitamente il corpo umano di chi sta bene non ci fa andare, perché si mettono in atto dei meccanismi che ci riportano la glicemia su. Però chi ad esempio fa farmaci molto vecchi come le sulfonilureie o l'insulina potrebbe avere il rischio di ipoglicemia. Quindi l'ipoglicemia spesso è una questione soltanto di terapia farmacologica. Dottore, andiamo in un caso concreto, facciamo uno screening, ci viene purtroppo diagnosticata un diabete di tipo 2,
Cosa succede? Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo preoccuparci oppure dobbiamo semplicemente correre ai ripari ma senza avere una paura di qualcosa di gravissimo? Ovviamente se la glicemia è soltanto sopra 126, 120, 180, dipende anche dal valore di emoglobina glicata, che è un altro parametro che serve per monitorare l'andamento della glicemia nei 3 mesi. Qualora non abbiamo uno scompenso glicemico molto alto, quindi glicemia sopra 250-300, e abbiamo la diagnosi di diabete, è fondamentale, prima cosa, modificare lo stile di vita, cioè alimentazione e attività fisica. Poi, qualora non riuscissimo, iniziare su una terapia con un farmaco che si chiama metformina, che è un farmaco che usiamo da più di 60 anni e che ha effetti benefici sulla funzionalità dell'insulina. Una volta iniziata la cura può essere definitiva o addirittura il cambiamento delle abitudini alimentari per risolvere il problema, oppure è una cura che poi ci accompagnerà fino alla fine dei tempi? Dipende, ovviamente più l'insorgenza è in un'età avanzata, più il diabete di solito è più lento e meno irruento. È una patologia cronico-degenerativa, è difficile che si possa guarire, anche se alcuni studi ci dicono che, ad esempio, in chi ha una forte obesità e fa chirurgia bariatrica, chirurgia metabolica, entro l'anno di diabete può avere una remissione di diabete, o anche una perdita di peso di 15-20 kg possono portare la glicemia a livelli più bassi della normalità, però ricordiamoci che chi ha iperglicemia purtroppo nella vita avrà sempre la tendenza ad avere il diabete, quindi è difficile guarirne, però si può tenere sempre sotto controllo. Qualora non riuscissimo, i farmaci di oggi sono farmaci che hanno scarsi effetti collaterali e anzi hanno molti benefici di protezione. Andremo poi in un ultimo minuto nel dettaglio della cura, però ecco, volevo anche capire qual è poi la progressione, visto che abbiamo detto che è una malattia degenerativa, cosa si può andare incontro? Esatto, lo zucchero alto nel sangue purtroppo va a rovinare gli occhi, va a rovinare i reni, i nervi, il cuore, i vasi, e quindi possiamo avere un aumentato rischio di infarti, di ictus, di scompenso cardiaco, purtroppo anche di cecità, di dialisi. Quindi è vero che può portare l'iperglicemia alla cecità? Assolutamente sì, è la causa più frequente di cecità nel mondo occidentale, è il diabete, la retinopatia diabetica, cioè la retina che viene distrutta da una glicemia alta per diversi anni. Abbiamo visto una slide che portava a un epilogo proprio sconsiderato, ma in quanto tempo si può arrivare addirittura alla morte? I danni si hanno all'incirca dopo 10-15 anni, ovviamente dipende. Spesso se abbiamo anche altri fattori di rischio, come la pressione alta o il colesterolo alto, i rischi della glicemia alta sono tutti rischi addizionali, quindi il rischio poi di un evento cardiovascolare fatale sono importanti. Andiamo, dottore, subito, abbiamo addirittura più di un minuto perché sei stato molto ermetico, a parlare di quella che è la cura farmacologica più o meno invasiva. C'è molta premura, molta paura anche per quanto riguarda la cura, perché spesso è abbastanza invasiva la cura per quanto riguarda questo tipo di patologia. Esatto, l'insulina, che è il farmaco principale per il diabete tipo 1, in cui il pancreas non funziona proprio, nel diabete di tipo 2 è una terapia che spesso si utilizza quando la glicemia è molto alta per farla tornare bassa rapidamente, ma poi piano piano si può togliere. Oppure in alcuni casi in cui dopo tanti anni di diabete il pancreas non funziona più e quindi fondamentalmente abbiamo bisogno di dare insulina dall'esterno. Ci sono farmaci innovativi che hanno anche effetti benefici sul peso, che sono farmaci iniettivi che si fanno ad esempio come puntura, ma hanno degli apparecchi che sono molto semplici da usare, si fanno anche una volta a settimana, e quindi anche la terapia iniettiva, che viene vista purtroppo sempre come l'ultima spiaggia, in realtà adesso si utilizza in maniera molto diversa rispetto al passato. Qualcuno mi chiede la possibilità di utilizzare nel diabete mellito di tipo 2 il microinfusore. In Italia il microinfusore si utilizza maggiormente nel diabete di tipo 1. I pazienti con diabete di tipo 2, molto smart, che hanno capacità di utilizzare anche il microinfusore, possono giovarne in alcuni casi. Questo apparecchio, che sostanzialmente eroga insulina in automatico insieme a un sensore della glicemia, ma parliamo di una bassissima percentuale di pazienti che utilizza il microinfusore nel tipo 2. Non mi resta che ringraziare il dottor Fabrizio Febo, sempre gentilissimo, puntuale e chiarissimo.
prestissimo e dare appuntamento a tutti voi, e nel frattempo, fra una puntata e un'altra, ovviamente non dimenticate di andare ad assaporare i nostri prodotti It Pro, partner del Comitato WISP Abruzzo e Molise per tutto il 2019. Arrivederci, ci vediamo alla prossima, dottor WISP.